L'emozione è tanta, la gioia ovviamente è tanta per insomma, più di un motivo. Finalmente si torna a lavorare, finalmente si torna a lavorare per un pubblico, perché io penso che questo lockdown e comunque in generale questo dramma che tutto, in cui tutto il mondo è coinvolto ha fatto capire tante cose, tra cui per quanto riguarda noi artisti, quanto sia importante il fare musica per altre persone. Il fare musica non deve essere autoreferenziale, ma si fa musica per un pubblico. Quindi quanto è importante per noi avere un pubblico, non in remoto, ma un pubblico vivo, in carne e ossa, presente in sala, e quanto è importante per il pubblico ritornare a ricevere dal vivo la musica attraverso la nostra interpretazione, attraverso il nostro fare musica. Quindi l'emozione è tanta, la gioia, come ho detto pure, lavorare con l'Orchestra Sinfonica della RAI è sempre un piacere. Perché è un'orchestra allo stesso tempo giovane di spirito, giovane di voglia di fare musica, giovane nella volontà di reinventarsi, di aprirsi a nuove interpretazioni, a non fossilizzarsi, a riscoprire ogni volta brani anche fatti tantissime volte. Però è un'orchestra non giovane di storia. È un'orchestra affermata, un'orchestra internazionale, un'orchestra importante, ha un suono sinfonico ricco, presente, prepotente nel senso positivo, nel senso è un suono che lascia la sua impronta. La rassegna ha questo denominatore comune, lo spirito, questo fil rouge, e devo dire che purtroppo o per fortuna mai tema è così azzeccato. Io penso che ognuno di noi abbia fatto i conti con la propria anima, col proprio spirito durante tutto questo periodo in cui gioco forza siamo stati costretti a riscoprire noi stessi, a riscoprire una dimensione di vita che avevamo perso, a riscoprire una lentezza della vita che noi che non ci appartiene a causa della natura frenetica del nostro lavoro, riscoprire noi stessi, riscoprire la nostra quotidianità e anche tanto tempo per riscoprire le grandi opere, non solo musicali, in generale è stato un periodo in cui noi abbiamo potuto dare la possibilità al nostro spirito di riscoprirsi, di alimentarsi, di rinforzarsi. Quindi questa rassegna diventa in qualche modo ancora più un simbolo post-Covid. E noi abbiamo deciso
di proporre un programma molto classico. Abbiamo Mozart che fa da cornice al concerto e al centro la danza degli spiriti, appunto, degli spiriti beati di Gluck con Alberto Bardetta, primo flauto dell'orchestra, uno dei primi flauti dell'orchestra sinfonica della RAI, appunto solista. L'emozione più grande è iniziare in una maniera più o meno normale la nostra, come dire, quello che facciamo di solito, cioè fare musica, che in questo periodo del Covid, come dire, siamo stati, non dico massacrati, ma non per colpa nostra, cioè c'è stato per tutti vale. E adesso riniziare ci fa sicuramente piacere e sembra quasi che, almeno per noi, questo iniziare a suonare, a esprimersi, possa essere un buon viatico verso la normalità. Il mio pezzo è di Gluck, praticamente la danza degli spiriti beati. E quindi anche questo pezzo sicuramente ci riporta a quelli che ci controllano, in una maniera positiva, lo dico naturalmente, no? E quelli che stanno lì dall'alto che ci controllano. E questa cosa qua a me fa molto piacere, perché io mi sento di dire queste poche parole. Speriamo che sia così, che veramente gli spiriti beati ci possano guidare nella nostra missione di musicisti e nella nostra missione di uomini in questa terra, che diciamo che ci fa essere un po' più compatti e concreti, e cerchiamo di non essere troppo di intralcio alla natura. Allora, come si decide di diventare direttore d'orchestra? È una domanda senza risposta, nel senso che non esiste una risposta, così come non c'è un solo modo per poter diventare direttore d'orchestra. Per quanto mi riguarda, io ho avuto una passione fortissima sin da bambino proprio. Ho sempre sognato di fare il direttore d'orchestra. Pesarese, quindi le mie estati erano l'odore del palco, l'odore della moquette del palco del Teatro Rossini, quindi io appena arrivavano le orchestre al festival, io ero subito lì in prima fila, appoggiato col mento appunto sulla moquette dei palchi, e ero come una spugna e penso che sia stata la più grande e più importante scuola che io potessi avere. E poi è chiaro, ci vogliono, io sono diplomato in composizione, ho fatto tante cose da ragazzino di cui grazie a Dio non c'è traccia, però insomma, sono diplomato in composizione, ho cantato in un coro gregoriano e ho ricordi meravigliosi di quel periodo. E poi chiaramente ci vuole passione, ci vuole talento e ci vuole fortuna, ovviamente. Io ebbi la fortuna di capitare nel luogo giusto al momento giusto. Io arrivai a Bologna a metà del 2007, anno in cui Daniele Gatti stava finendo il suo ciclo bolognese, e il teatro, il suo sovrintendente, il maestro Tutino, l'orchestra, insomma tutto il teatro volle rischiare puntando su di me. Mi diedero l'inaugurazione della stagione 2007-2008 e da lì la mia carriera nacque.
io poi divenni direttore musicale, insomma Bologna è parte della mia vita, 11 anni ho passato in quel teatro e quindi sono stati anni di grande crescita, di grande esperienza, ma soprattutto a livello sia artistico che umano, anni importanti, ecco. E quindi questa è stata la mia storia, e io da bambino mi costruivo le bacchette da solo, con i legni, i pezzi di legno degli spiedini, quindi io avevo proprio questa passione innata in me. Adesso se ci penso, chiaramente mi fa sorridere, come penso faccia sorridere a chiunque ascolti queste parole, però sono comunque dimostrazione di passione, che è poi la cosa più importante. La musica non si classifica la musica per genere, musica classica, musica pop, jazz, tutta la musica è importante, tutta allo stesso livello. Io penso che ci sia la musica bella e la musica brutta, punto. Quindi che ognuno segua la propria passione e fino in fondo, e poi verrà. C'è sempre un momento in cui veniamo ripagati se veramente seguiamo ciò che amiamo.